Benvenuti o bentornati. Oggi ci troviamo a Subit, appena dopo Attimis, praticamente c'è una leggenda che da questo paese qua uno sotto gli ha detto vieni un Attimis e lui gli ha detto arrivo Subit. E questa è una cagata. E questi sono. Comunque, oggi andiamo a fare la traversata delle zuffine. Dovremmo trovare tre cime, il monte Jauer, aspetta perché mi sono dotato di bigliettino perché i nomi qua oggi, soprattutto di prima mattina, Jauer, Nam Len e Kripia. E dovremmo passare anche per una baita Menekon. E niente, andiamo a vedere com'è, la giornata è bella, un po' fosca, e vediamo se riusciamo anche a fare qualche dronatina bella dalle vette. Bene, ci vediamo dopo, ciao. Ciao. Ora seguiamo il sentiero dei folletti e la strega, questa è la strega zuffine. No, questa è la strega zuffine, ok. Adesso qua vediamo questi bollini, sentiero dei folletti e sentiero della strega. Alla scoperta, sta zitto un po', sì, uguale. Alla scoperta delle piante medicinali, anello facile, 1 ora e 40, dislivello 180. Sentiero della strega, alla scoperta delle piante tossiche, ecco perché, anello facile, 1 ora e 15, dislivello 100 metri. Il giallo non si sa. Il giallo è già morto. Proseguiamo. Nova, andiamo? Opa! Arrivati a questo bivio, a destra si va per i folletti e a sinistra vedete dove c'è la strega lassù in fondo, ecco. Noi, il folletto che si è perso, che è stato mangiato dalla strega, dov'è il folletto? Noi seguiamo per il sentiero della strega. Con una guida personale. Certo, noi abbiamo la strega che ci guida. Guarda il nome. No, mi ricordo però la leggenda che dice che qua vive la strega e i folletti e la strega Ioana mangia i bambini con la minestra. Basta minestra noi, eh? E mi interessava di più la leggenda, è più carina. Adesso siamo usciti dal bosco e abbiamo preso questa ex strada militare che dopo faremo anche in discesa. Un pezzo, questo pezzettino qua lo facciamo in andata e ritorno. La nostra discesa dovrebbe essere tutta su questa strada asfaltata, ex strada militare. Vediamo. Appunto, prendiamo questo bivio che si chiama Sentiero Panoramico delle Cime. Poi invece scenderemo da questa che è tutta la ex strada militare. Laggiù in fondo un po' di panorama. Speriamo vada via un po' di foschia. Anche laggiù c'è un sentiero. Adesso stiamo arrivando alla prima croce. Peccata la foschia. Quello laggiù è il paese dove abbiamo parcheggiato. Che si chiama? Subit. Invece giù, quello più giù è Attimis. Con un po' di nastro. Adesso proseguiamo verso le zuffine variante. Ah, lo sci, ho imparato una nuova. Proprio peschi. Non hai visto il lancio della canna? Eccoci che stiamo arrivando alla baita. In teoria dovrebbe avere tre posti letto, sempre aperta.
Abbiamo il libro, un po' di piantina, Baita Munekong. Questa chiave non so di che cosa apra. Abbiamo tre posti letto, il tavolo. C'è una sottile differenza tra essere liberi e sentirsi liberi. Qui di sicuro puoi trovare il loro equilibrio. Steve. Bravo. Abbiamo un po' di cucina. Porcaccia, che bella. C'è anche un po' di Merlot. Birre, coca, Fanta. Oh, mi basterebbe per vivere questo. C'è addirittura il barbecue, là le bombole, legna, bravi, 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 complimenti. Qui abbiamo il bagno, praticamente questo è occupato oppure libero. Che bel bosco! No! E la strega? No? Dov'è la strega? Ma io la vedo! Sì! Come si chiama? Il folletto! No! Ma la strega come si chiama? Ioana! Come fa la strega Ioana? Che mangia i bambini? Non mi ricordo più, io sono il folletto. No, tu sei la strega. Il folletto! Anche le orecchie devi fare a punta. Ed eccoci in vetta al monte Nam Len. Purtroppo la croce di vetta sono delle antenne, ma se vogliamo i servizi abbiamo qualche scotto, lo dobbiamo pagare. Peccato sempre la foschia. Però eccoci qua, e penso che laggiù sia il monte Cripia. Andiamo a vedere. Adesso proseguiamo qua su tutta la cresta di questa catena montuosa denominata Zufine e andiamo. La strega sempre dietro, ok? Ah, è passata, ok. Tentiamo il monte Cripia direttamente per fermarci a fare il pranzo, perché la con l'antenna non era il massimo. Ed eccoci sul monte Cripia. Oh, arrivati. Pranzetto fatto, adesso riscendiamo giù dal monte Cripia e dovremo trovare un bivio per andarci a beccare la strada, quella militare. Bivio, prendiamo a destra e scendiamo giù. Se vedete dall'altra parte c'è quel vecchio cartello, non so di che anno, del pericolo incendio sul bosco come riferimento. Ecco le cagate di avere i ramponcini sullo zaino e non aver voglia di metterli. Perché sono 50 kg. Sono
20 metri. Cara. Sono 20 metri, d'accordo. Guarda, guarda. Eccola. Ottimo. Guarda. Ci sei arrivato. Sì, dai, là è meglio adesso. Ho preso la ex strada militare. Alla fine, se è tutta così, non succede niente. Magari Manu si annoia, ci regala qualche gioia. Nel caso ci si vede al parcheggio direttamente. Il suo nome, che appare nei documenti del 1170, deriva da un verbo latino sostantivato subire, andare da sotto in su, cioè salire. Ah. Perciò non è subit, è salire. Più semplice. Subit? No, quella è un'altra roba ancora. Ah. Salire in un attimo però, perché c'è attimis. Ah, ok. Salire in un attimo. In un attimis. In un attimis. Eh sì. Che però ci sta, perché da subit c'è un mistero. Sì, sì, no. Siamo d'accordo? Sì, sì. Ok, anche. Bene, eccoci praticamente ormai quasi arrivati alla macchina, mancano 500 metri, siamo arrivati. Però avendo visto questo bel mazzolino, meritava fare la chiusura del video qua. Per me oggi è stata abbastanza impegnativa perché devo ancora rimettermi al 100%, però sentiero molto bello, soprattutto la prima parte anche per i bambini, perché tante specie di piante ben dettagliate e tutto, quei sentieri. E la strega. E la strega che mette i bambini sulla minestra. Sulla minestra. Mangia i bambini con la minestra. Le creste belle panoramiche, naturalmente se ci fosse stata qualche croce, qualche libro di vetta, cosa, era più carino. Il bivacco molto bello e mi sa che baita. La baita. Magari una sera, se riusciamo, la passeremo lì. E giornata molto bella, 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 bella. Sentiamo Manu, tanto suonano le campane. Sono arrivata io. Questa è la strega. No, presento la strega, bambini. Bene, giro tranquillo. Non ci sono croci, ma siamo in Friuli, è quasi normale. Niente, carino, un bel giretto panoramico, anche se basso. Bene. Aurorina che stava cogliendo i fiorellini. Male. Male, oddio, perché? È pesante. Oddio, pesante. La parte in mezzo, il resto bello. La salita al monte. Ah, sì. Ok, la parte in mezzo. Capitela un po', la parte in mezzo, cioè praticamente dalla baita, quando siamo saliti su sulle vette, che era un po' impegnativo. Un po' prima della baita. Un po' prima della baita, era impegnativo e quindi è tutto brutto. Ecco. Vabbè, ma non era impegnativo. Dai. Perché una poltrona che rimane sempre sul divano. No, non c'è una poltrona. Ciao, alla prossima. Ciao.